Dottore, parliamo del nuovo angiografo biplano che viene donato oggi al suo reparto qui all'ospedale di Baggiovara. In che cosa consiste e che cosa vi permetterà di ottenere, di fare in più rispetto alle apparecchiature a disposizione in questi giorni, in questi mesi? Sì, è un angiografo biplano digitale di ultima tecnologia, quindi assoluta qualità. È un angiografo che ci consente appunto di fare trattamenti principalmente sul cervello, sul midollo spinale, sulla colonna vertebrale, trattamenti che consistono principalmente nel trattare appunto malformazioni vascolari cerebrali, ictus cerebrali, quindi grave patologie, trattamenti della colonna per crolli vertebrali osteoporotici. Quindi non è più solo, come era in passato, utilizzato per scopi diagnostici, cioè per fare una diagnosi di queste malformazioni che poi venivano trattate per via medico-chirurgica, ma che ci consente proprio di fare trattamenti, cioè di eseguire un trattamento che guarisce la patologia e che in particolare nel caso dell'ictus, un trattamento piuttosto recente, sviluppato a Modena già da qualche anno, consente veramente di fare manovre salvavita, perché parliamo di patologia in cui c'è una mortalità che può essere anche elevata fino al 30% e che grazie a queste tecnologie può veramente essere guarita o quantomeno ridotto il suo impatto sulla storia del paziente a venire, cioè in poche parole consentire più autonomia e ridurre l'invalidità. È una tecnologia che è importante perché parliamo di patologie di pochi millimetri, parliamo di trombi di 3 mm e di malformazioni vascolari di pochi millimetri che però possono causare la morte del paziente. Quindi la qualità delle immagini, l'alta definizione, la visione biplanare, cioè su due piani contemporanei, è fondamentale per vedere bene, per evitare problemi, per risolvere complicanze e per cercare appunto di far tornare il paziente alla sua autonomia di vita. Quindi è una donazione molto importante perché salva la vita dei pazienti. È una donazione molto importante perché parliamo comunque di patologie non così infrequenti, parliamo di complessivamente già adesso, ma potenzialmente in crescita, oltre alla parte diagnostica, oltre alla parte della colonna con numeri importanti, centinaia di pazienti, parliamo di 180-200 trattamenti di queste malformazioni all'anno, vuol dire quasi uno al giorno. Quindi solo qui all'ospedale di Baggiovara. Parliamo di Modena, Baggiovara, è anche un centro di riferimento per l'ospedale di Reggio Emilia, per Santa Maria Nuova, quindi in realtà è un bacino di popolazione che comprende sicuramente tutta la provincia di Modena, perché Baggiovara è un hub cosiddetto, cioè un punto di riferimento per queste patologie, ma che coinvolge anche la provincia vicina, perché questi trattamenti allo stato attuale vengono fatti solo in pochi centri in Italia con un po' di esperienza, e in Emilia Romagna sicuramente c'è anche Bologna, ma ad esempio a Reggio Emilia noi, quindi i pazienti vengono inviati qua da noi e quindi, ripeto, una percentuale di pazienti potenzialmente ancora in aumento. Ecco, vogliamo dire da chi arriva questa donazione? Sì, è una donazione che ovviamente ha collaborato l'ASL, però principalmente la Confindustria ci ha aiutato molto come già in passato, quindi ovviamente un grazie a chi ha collaborato, perché veramente la qualità dell'apparecchiatura è per noi importante, perché purtroppo noi lavoriamo su una tecnologia di alto livello, senza quello, per dirlo in maniera semplice, non vediamo quello che stiamo facendo, è pericoloso e alle volte non possiamo fare un trattamento. Quindi avere un'altra tecnologia, avere livello qualitativo massimo, vuol dire veramente salvare la vita di tanti pazienti, non di pochi pazienti.